Eccoci qui questa sera 18 aprile 2018 al Magic Vision di Casalnuovo in occasione dell'ultimo spettacolo della stagione teatrale in corso, ossia Hai un amico all'INPS, e qui abbiamo i nostri attori protagonisti. Partiamo dalla signora Anna Maria Ackerman, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. E poi siamo qui con gli altri protagonisti, ossia Davide Ferri e Rosario Verde, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera a te, ciao. Partiamo con lei, signora Ackerman. Ci racconta un po' il personaggio che interpreta in questa commedia. Vabbè, è un personaggio, dicono che sia divertente, e forse è anche vero, perché il riscontro il pubblico lo dà. Mi sbraccio sempre a dire, ma questo proprio per pudore, che io non sono un'attrice comica, ho fatto sempre ruoli più volte al drammatico che non al comico, però i ruoli brillanti poi li ho anche sostenuti. Rosario, so che lei, assieme al regista Gaetano Leguori, è ideatore, ecco, della commedia, quindi ci racconti un po' da dove è nata l'idea. Questa commedia è stata scritta nel 2005 o 2006, c'era quello scandalo, sai, che vennero fuori tutte le pensioni false, questa gente che si riprendeva le pensioni false, insomma, si scrisse questa commedia che è ricca, ricchissima di colpi di scena. Quindi... Qualche curiosità sul suo personaggio, è stato contento di interpretarlo? Diciamo che questo personaggio che sta in difficoltà e quindi si inventa. È un ingegnere elettronico, quindi viene licenziato, perde il posto di lavoro e si inventa sta cosa, viola il server dell'INPS, e da qua nasce tutta questa storia. Che... E invece lei, signor Davide Ferri, ci racconta un po', insomma, più che altro si rivive, cioè lei si rispecchia nel personaggio che interpreta. Spero proprio di no, essendo il personaggio un ipocondriaco all'ennesima potenza, insomma uno che vive di false malattie, di psicosi, quindi diciamo spero di non riviverlo, però comunque è un continuo divertimento, soprattutto per il pubblico, sono 2 ore costante di divertimento, cosa oggi forse un po' rara, soprattutto a parte che veramente noi siamo onorati e privilegiati di poter lavorare a fianco di una straordinaria attrice come Anna Maria, ma va sottolineato la bravura degli altri attori, Rosario Minervini, Edoardo Guadagno, Marco Palmieri, Paola Bocchetti, Francesco Pirocci, spero di non aver dimenticato gli altri. Giusto un piccolo ricordo dei primi anni della sua carriera, quando ha iniziato a recitare con il mitico Edoardo De Filippo, un ricordo al volo, così, cosa le viene in mente? Vabbè, io ero giovanissima, ho avuto questa grande fortuna, un grande privilegio di andare così a essere diretta e seguita anche, perché lui seguiva molto i giovani, da un mostro della scena, il più grande attore del Novecento naturalmente è stato Edoardo. È stato anche difficile però quel percorso, perché Edoardo era molto molto severo, ma non era la severità che ci spaventava, che spaventava noi giovani, era il non dialogo. Lui non rivolgeva la parola mai, se non per cose della scena, se non durante le prove. E devo dire che questo, per il mio carattere, io sono un carattere molto libero, aperto, però sono stata una ragazzina molto molto ben educata, per cui capivo che dovevo stare a posto mio e stavo bene, non ho avuto mai scontri, per la verità. Però a distanza di tanti anni, io quando la sera vado a letto, lo giuro, veramente lo giuro, dico sempre Edoardo grazie. Il teatro prima di tutto è un lavoro bellissimo se tu lo scegli indubbiamente, ma un lavoro faticoso e pretende il primo posto. Il teatro non ti concede di svolazzare in altre cose, il teatro occupa la tua vita, però se decide di ricambiare questa passione e questo amore è una cosa bellissima. Lei si divide tra il lavoro in radio e sia come attore teatrale, quindi qual è la differenza, diciamo, tra i due campi, oppure viaggiano sullo stesso binario? Sì, a parte che la radio ti può migliorare, sai, nell'improvvisazione, queste cose qua, però ti rispondo con le
con le parole di Eduardo De Filippi, che lui si lamentava con il ministro della cultura dell'epoca, diceva: i nostri attori, gli attori teatrali sono costretti a fare radio e televisione per vivere. Sai, se fai il cabarettista ti può aiutare tanto, faccio pure il cabaret, ti può aiutare nell'improvvisazione, perché tu là non hai testo, quindi facendo cabaret allora ti migliora su quello. Signor Ferri, per quanto riguarda il teatro Totò e il teatro Bruttini, che appunto grazie lei, assieme al regista, appunto, ricordiamo, della commedia, Gaetano Liguri, è stato il fondatore. Ci racconta un po' come è nata l'idea di fondare questi teatri e oggi, insomma, siete soddisfatti a distanza di anni? È un duro lavoro anche quello di gestire e organizzare il teatro, non solo farlo, però anche quello dalle determinate soddisfazioni, indubbiamente, soprattutto quando vediamo oggi il Teatro Totò, che ospita la più grande scuola di teatro del Meridione, che è sempre una sala aggremita, con prezzi popolari, perché noi riteniamo che il teatro debba essere per tutti e non solo per un'elite. Beh, questo sicuramente dà grande piacere. E un'ultima domanda per tutti e tre uguale: i progetti futuri, continuerete a recitare questa commedia in altri teatri o, non lo so, state finendo, state concludendo qua? Beh, sì, la stagione è finita, finita anche per gli altri teatri, perché quando cominciano questi mesi il teatro basta, ha già dato. Naturalmente noi speriamo sempre che accadano cose nuove, cose belle. L'attore, ho detto, è il bambino che sogna, no? Perché no? Beh, io in prima parte di stagione, l'anno prossimo riprenderò La Banda degli Onesti, che faccio insieme ad Anna Falchi e Gianni Ferreri, un altro straordinario spettacolo. Quest'anno siamo stati a Napoli alla Musea del Totò, l'anno prossimo gireremo un po' l'Italia. Nella seconda parte di stagione penso che sicuramente avrò la fortuna di lavorare di nuovo con Rosario Verde e con tanti amici, però ancora c'è da definire il testo e Gaetano Liguri sta lavorando anche su questo. Invece lei che cosa ci dice? Uguale, teatralmente penso che sia uguale questa cosa qua. Vabbè, poi sembra radio, cabaret, insomma. Sì, mi chiamerai, ti chiamo e ti faccio sapere, insomma, mi viene interessato. E un saluto affettuoso, caloroso ai nostri amici lettori di Street News. Altrettanto, tanti saluti a tutti. A tutti gli amici di Street News, ciao. Grazie, grazie, perché venite a teatro, ci seguite e noi dobbiamo ringraziarvi. Arrivederci, a presto.